Grazie signor Presidente, sottosegretario, colleghi. Ad una persona che muore di sete non si può dare l'acqua col contagocce. Le misure previste nel decreto che ci troviamo a discutere sono dei piccoli rattoppi alla disastrosa situazione del mercato del lavoro dell'Italia. Questi interventi, seppur in taluni casi condivisibili, non avranno rilevanza nel lungo periodo e sono proprio gli interventi di lungo periodo ad essere improrogabili e necessari. Le cifre parlano chiaro. Dall'ultimo rapporto Istat il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2%. Oltre 6 milioni di italiani sono cittadini inoccupati o disoccupati. In Italia si trovano un terzo degli 8,8 milioni di individui, in maggioranza donne, che nei paesi dell'Unione Europea dichiarano di non cercare lavoro. Ben 2 milioni di questi individui sono cittadini tra i 30 e i 54 anni. Ai 6 milioni di senza lavoro vanno sommati tutti i cittadini che, pur percependo una retribuzione, vivono al di sotto della soglia di povertà. Sono 172.000 i posti a rischio nelle piccole e medie imprese, migliaia gli operai a rischio di perdita del posto di lavoro, centinaia le aziende in crisi industriale. Il sistema produttivo italiano si impoverisce, le aziende chiudono, vengono delocalizzate, scusate, o vendute. Come vogliamo affrontare questa crisi? In che modo l'Italia può affrontare la crisi dovuta alla globalizzazione? Come può mantenere la propria identità culturale, sociale e politica? L'Europa ci impone misure a contrasto della disoccupazione giovanile, che ben vengano, ma visto l'altissimo tasso di disoccupazione, il Movimento 5 Stelle si chiede quali motivazioni abbiano portato e condotto questo governo, quelli precedenti e i parlamentari italiani eletti in Europa a non chiedere la previsione di misure a contrasto della disoccupazione che ha colpito e colpisce non solo i giovani ma tutti i cittadini italiani, in special modo la fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni. Non si può e non si deve far credere di voler incrementare le prospettive occupazionali, peraltro proponendole come soluzione alla crisi, utilizzando ed impiegando esclusivamente le uniche risorse che l'Europa ci ha concesso. La direttiva europea ci impone la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, azione assolutamente necessaria per porre fine alla frammentazione degli stessi. Frammentazione, ricordo, messa in atto dalle innumerevoli norme che negli ultimi anni si sono susseguite, ciascuna a tutela degli interessi dei singoli e certamente non a tutela del cittadino inerme. Non abbiamo bisogno di 2 anni per riorganizzare tutto, lo si può fare anche in 1 anno. Riorganizzare vuol dire anche monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza di quanto fino ad oggi implementato. Analizzando i punti di forza e i punti di debolezza, si può ricostruire e ripensare ad un sistema di welfare più efficiente. Ma se a valutare sono gli stessi attori che ne hanno provocato la frammentazione, ci domandiamo a cosa porterà tutto questo. I programmi di politica attiva del lavoro messi in atto e affidati agli innumerevoli enti, figli della frammentazione dei servizi per l'impiego, quali risultati hanno conseguito? Se alla luce di tale valutazione i risultati sono stati al di sotto di quanto richiesto, il Movimento 5 Stelle, noi, ci chiediamo quali motivazioni spingono il Governo a mantenere tali costosi apparati. Nel portale Click Lavoro, attivo dall'ottobre 2010, sono registrati ad oggi meno di 400.000 curriculum. Le statistiche dicono che solo il 7% dei soggetti registrati ha ricevuto un'offerta di lavoro. Questo dato è sufficiente per far comprendere che vi è stato un problema non solo nella diffusione del portale, ma anche nella progettazione informatica e gestionale dello stesso. Quante risorse sono state impiegate per lo sviluppo, la conduzione, l'aggiornamento e la diffusione del portale in questi ultimi 3 anni? Il parere del Movimento 5 Stelle sull'implementazione della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro è positivo.
Il governo però si impegni a mantenere quanto enunciato e legiferato, partendo innanzitutto dalla valutazione di quanto fino ad oggi attivato e correggendo i precedenti errori, in modo che la creazione della banca dati unica costituisca il primo passo per una riforma strutturale del welfare. Riguardo al contratto di apprendistato, ci domandiamo perché togliere forza allo stesso, inserendo gli incentivi di cui al comma 2 del decreto. Perché non dedicare invece quegli incentivi alla fascia di età tra i 29 e i 35 anni, peraltro priva di incentivo. Scusate. Per quanto inerente all'articolo 7 del decreto, risulta distruttiva a livello ordinamentale la previsione con cui si può assumere a tempo determinato senza alcuna specificazione delle ragioni che determinerebbero la temporaneità della prestazione, con ciò violando quanto statuito dal legislatore europeo. Il decreto inoltre prevede che la pubblica amministrazione possa dare in appalto a cooperative un determinato servizio senza incorrere nell'obbligo da parte della stessa PA di retribuire i lavoratori interessati in caso di inadempimenti dell'appaltatore. Questi sono alcuni degli esempi attraverso cui il governo intende aiutare le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno si affannano nella ricerca spasmodica di un reddito che consenta loro un accenno di vita libera e dignitosa, come sembrerebbe statuire l'articolo 36 della Costituzione. Ancora una volta le scelte del governo, così come quelle dei suoi predecessori, sono rivolte a creare, anzi a consolidare, l'esistenza di una classe di lavoratori poveri e senza diritti, con ciò tradendo i principi sanciti nella nostra Costituzione e in particolare dall'articolo 4, secondo cui la funzione che il lavoro deve svolgere nella società è quello di mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona e non di merce necessaria alla massimizzazione dei profitti o di mero fattore di produzione. Il lavoro è da intendersi quale strumento personale di realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali e quindi della società tutta. In tal senso, la libertà di scelta del lavoro diventa bene comune. Non c'è più tempo, gli italiani muoiono di fame, l'economia sta facendo passi indietro, le aziende chiudono, gli imprenditori si uccidono, le speranze e il futuro dell'Italia sono quasi nulle. È arrivato il momento di agire con coraggio, con la forza che viene dal grido di aiuto delle famiglie, degli imprenditori e dei bambini senza futuro. Un'economia sana si fonda su principi razionali, ma soprattutto lungimiranti. È necessario riconoscere il male che attanaglia l'Italia e combatterlo con forza. Non possiamo pensare che piccoli interventi possano cambiare lo stato di emergenza in cui il nostro Paese si trova. Non svendiamo la nostra nazione e il suo patrimonio, non buttiamo via i sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori, non guardiamo agli interessi dei singoli, osserviamo l'Italia dal punto di vista di tutti i cittadini italiani, perché quei cittadini siamo noi. Noi in quest'Aula li rappresentiamo tutti e ognuno di noi è portavoce del malessere del nostro Paese. Ecco, occorre prendere alla lettera il nostro ruolo, è necessario che ognuno di noi senta il peso, lo dico a tutti i colleghi, della sofferenza di tutta la popolazione sulle proprie spalle, che lo porti con sé qui ed ora ed agisca con rinnovata motivazione, poiché se Mario, giovane trentenne, e scusate se alzo la voce, laureato, non trova lavoro malgrado il suo master, il problema è nostro, perché Mario è nostro fratello. Perché se Giovanni, imprenditore 45enne, è costretto a chiudere la sua impresa, il problema è nostro perché è nostro fratello. Se Anna è costretta a chiudere la sua azienda tessile e a mandare a casa i suoi 20 impiegati, il problema è nostro perché loro sono la nostra famiglia. Se Paolo si trova in una situazione di disagio sociale, se la sua azienda è in crisi e lui e i suoi colleghi sono in cassa integrazione, senza prospettive di rientro, il problema è nostro perché anche loro sono i nostri fratelli. Se Giovanni, Paolo, Francesco si uccidono perché attanagliati da debiti e disperati, signori, il problema è nostro. Per tale ragione, concludo,
Il Movimento 5 Stelle ritiene che si debbano attuare misure immediate a contrasto della povertà e che riportino dignità alla famiglia, al cittadino, alle imprese e all'Italia. Riforma del welfare, riduzione delle retribuzioni delle pensioni d'oro, redistribuzione della ricchezza, una seria lotta all'evasione fiscale, incentivi alle aziende italiane, ripeto, italiane, non piano destinazione Italia, non vendita dei marchi italiani alle aziende estere, non piano devasta Italia. Riduzione dell'orario di lavoro, lavoriamo tutti e facciamo in modo che ciascuno si senta parte integrante della società. Immediata istituzione del reddito di cittadinanza. Mi rivolgo ai senatori. Ha concluso il suo tempo, concluda. Mi rivolgo adesso ai senatori un attimo del PDL. E nessuna società privata deve detenere il nostro patrimonio immobiliare. Il patrimonio immobiliare dell'Italia. Deve concludere, senatrice, esaurito il suo tempo. Il patrimonio immobiliare dell'Italia e dei cittadini italiani. Grazie.